Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo ancora su Final Fantasy VII Crisis perché ovviamente è incominciato l'evento di Halloween. Non solo, sono anche finite le Guild Battle che mi hanno comunque portato via tanto tempo e tante energie, perché comunque non è semplice dover gestire un gruppo, o per meglio dire addirittura due gruppi, però dobbiamo anche ammettere che abbiamo ottenuto degli ottimi risultati. Infatti, come potete vedere, addirittura la Gilda 2 è riuscita a raggiungere, praticamente ha sfiorato la top 150, nonostante comunque al suo interno ci fossero giocatori che erano entrati nel gioco appositamente per l'anniversario, tanti giocatori che sono ritornati per l'anniversario e quindi non erano esattamente al top come possono essere comunque dei giocatori day one o dei giocatori che fondamentalmente parlando giocano da più tempo. Invece un grandissimo plauso devo fare alla mia gilda, ovviamente parliamo di Gilda 1. Quindi la gilda che abbiamo reso un po' più competitiva dal punto di vista generico, perché abbiamo fatto una grandissima prestazione, grazie ovviamente all'impegno e all'abnegazione, il sacrificio di tutti quanti i miei ragazzi, che addirittura ve lo faccio vedere proprio in live, così giusto perché credo che sia interessante, questa cosa. E abbiamo raggiunto un grandissimo risultato. Addirittura siamo riusciti a toccare la top 30 praticamente globale. Quindi siamo riusciti a prendere questa 28esima posizione e anzi un pochettino, non dico far rosicare perché è comunque un grandissimo risultato. Però avevamo la possibilità di essere anche 26esimi, avevamo chiuso i primi 2 giorni di Guild Battle come 26esimi in classifica, invece questa volta siamo scesi un pochettino, anche perché comunque diciamo che la competizione è stata veramente interessante questa volta e siamo arrivati 28esimi, quindi veramente un grandissimo risultato e veramente un ringraziamento va a tutti i ragazzi che hanno messo impegno in questa Guild Battle e hanno permesso al gruppo di raggiungere questo grandissimo risultato. Detto ciò, ovviamente tutte le altre classifiche, tutte le altre, diciamo, tutte le altre posizioni come la top 10 neanche la stiamo a contare perché la top 10 è praticamente identica sempre. Non abbiamo modo, ovviamente, con la nostra umiltà di competere con la top 10, però cercare di spingere qualche posizione in più sicuramente sarà l'obiettivo per le prossime battaglie. Detto ciò, di che cosa parliamo? Ovviamente andiamo a vedere le news in generale che sono state introdotte all'interno del gioco. Partiamo con una delle più preoccupanti, perché a me per esempio mi preoccupa tantissimo questa Double Summon, perché qualora sia Shiva che Ramu dovessero conservare le loro meccaniche originali, risulterebbero essere veramente fastidiose. Immaginatevi Shiva che mette il Silence all'inizio della battaglia. Ramu che invece inizia a potenziarsi come uno stronzo e noi praticamente resteremmo a guardare a occhi sgomenti. Diciamo che chi possiede Eris con la nuova staffa ha la possibilità di curare il Silence a tutti immediatamente e tra l'altro è anche una delle strategie che permette adesso di poter veramente sciogliere Shiva in totale scioltezza. Questo bel gioco di parole, però fondamentalmente parlando sono meccaniche che possiedono entrambi i boss molto fastidiose, quindi sono curioso di andare a vedere poi come sarà strutturata la battaglia, però un po' di timore c'è. Quindi doppia summon di Shiva con nuove armi che ovviamente vengono date in questo caso sempre a Kaizit e Vincent.
Perché dico sempre? Perché con l'evento di Halloween il banner che avremo a disposizione sarà appunto con protagonisti Vincent e Kaizit, che andremo a vedere poi nel dettaglio successivamente. Eccolo qua. Banner ovviamente di Halloween, chiamiamolo così, banner dell'evento di Halloween con Kaizit e Vincent. Vincent ormai era abbastanza telefonato, soprattutto per quello che riesce a fare all'interno del gioco, mentre invece Kaizit ci può stare, anche perché, come potete notare, l'ultimate di Kaizit è ancora valida dentro questo banner. Un po' come avevo predetto, è molto probabile che queste ultimate weapon verranno mantenute su alcuni banner per, diciamo, un periodo di tempo ristretto, quindi potrebbero essere tre banner alla volta, almeno per il momento sembra essere così, tre banner alla volta con all'interno ultimate che si alternano di volta in volta, un po' come le burst che erano presenti su Dissidia o per Omnia, che rappresentavano praticamente il mese o comunque le settimane del banner, dove appunto il personaggio aveva la sua burst e poteva essere pullata anche in altri banner. Ecco, qui abbiamo praticamente la stessa cosa. Abbiamo la stessa cosa, Vincent e Kaizit protagonisti, però con Kaizit anche ultimate. Per quanto riguarda ovviamente le armi, abbiamo praticamente Vincent che effettua danni di tipo tuono magico, e questo era un elemento che comunque stavamo aspettando, perché il tuono magico è rimasta un'incognita per tanto tempo. Abbiamo avuto soltanto Tifa con il setup di Monster Hunter che permetteva di coprire questo ruolo, mentre invece adesso abbiamo anche Vincent che riesce a fare dei danni magici di tipologia tuono, dove addirittura abbiamo un 940% di danno magico tuono, dove addirittura viene incrementato dell'1.2 quando Vincent in questo caso possiede un buff. E poi ovviamente abbiamo anche il 5% di ricarica in più, diciamo più veloce, per quanto riguarda la limit o comunque la summon gauge, che sinceramente non è male. Mentre invece Kait inizia a prendere delle armi che possono essere interessanti per un'ipotetica build da support, dove praticamente effettuiamo un danno di pari a 420% non elementale con solo 3 barre ATB, dove riduciamo la difesa magica e inoltre riduciamo anche la resistenza a tuono se gli HP sono superiori al 50%. Quindi parliamo palesemente di un boss debole al magico tuono. È vero che comunque come tuono le soluzioni fisiche ci sono e non mancano, soprattutto per dei giocatori che giocano da tanto tempo, però effettivamente parlando qui abbiamo appunto una sorta di debolezza, chiamiamola così, magica, prevalentemente magica. Io cercherò di cavarmela con i fisici, anche perché appunto, ragazzi, l'anniversario mi ha letteralmente distrutto, mi ha letteralmente prosciugato tutte le risorse, quindi non ho più niente da pullare, bisognerà riaccumulare a furia selvaggia per riottenere qualcosa. Quindi raga, buona fortuna sicuramente a chi pullerà. I vestiti invece, abbiamo una nuova tipologia di buff che si chiama per l'appunto la Airy Mask, che consente di incrementare HP e difesa magica, che dovrebbero essere all'incirca 5% entrambe, 5% HP, 5% Magic Defense, ma lo vedremo poi tra poco quando parleremo del banner in modo un po' più dettagliato. E poi ovviamente Vincent prende l'Arcanum, quindi ottimo, ottimo acquisto per chi necessita o comunque cerca un Arcanum tuono, a differenza di Tifa che era un tuono comunque sia limited, dettato dalla collab di Monster Hunter. Qui invece abbiamo comunque un tuono, diciamo, free, chiamiamolo tra virgolette free, perché possiamo comunque ottenerlo poi successivamente anche da ticket o comunque dai banner. Mentre invece Kaizit, anche lui prende la Airy Mask, Boost HP e Magic Defense, però il costume in questo caso possiede Buff Debuff Extension, che anzi Buff Debuff Extension Plus, quindi una sorta di Arcanum per quanto riguarda il Buff Debuff, che non è male, non è assolutamente male, soprattutto per un personaggio come Kaizit che tramite l'Ultimate per l'appunto ottiene un Haste
da dare a tutto il party, che appunto con il buff debuff extension potrebbe durare un po' di più e permetterci già di iniziare a pensare una build da support anche per Kite, che sicuramente potrebbe essere molto più utile. Rework anche dei costumi di Zac e Glenn dell'anno scorso, che io pullai, che ovviamente me ne sono pentito anche di aver pullato, però effettivamente parlando adesso abbiamo un bel boost, dove appunto abbiamo gli HP boostati a 15 punti, attacco fisico boostati a 15 punti, quindi livello 3 automaticamente di HP e attacco fisico per entrambi, perché sia Glenn che Zac hanno lo stesso costume, e già buildare il personaggio diventa più semplice, anche se ormai i costumi che sono usciti ora sono nettamente superiori, quindi non ci sono dubbi, non ci sono neanche confronti da poter fare. Ultimate di Kite Sith la conosciamo già, HP Shout con Heavenly Cheer come attacco, 1000% di danno non elementale magico fisico, e poi Haste a tutti quanti gli alleati, quindi abbiamo la barra che riesce a riempirsi più facilmente. Abbiamo anche i nuovi wallpaper, dove ovviamente con il doppio overboost nelle armi nuove possiamo ottenere già il nuovo, diciamo, il nuovo sfondo. E per quanto riguarda invece le Mako Gems, abbiamo la possibilità, come in precedenza le Mako Gems di Sephiroth, di poterle convertire per ottenere un Pity per l'arma Ultimate di Kite Sith, o comunque dei brand 5 stelle che molto rari, che quindi ci consentono di ottenere potenziamenti per le nostre armi. Ma il banner lo vedremo con calma. Successivamente abbiamo anche il banner della Double Summon, questo però è un banner speciale che ci consente in un modo o nell'altro di poter pullare tramite le gemme rosse, tecnicamente dovrebbe essere esatto. Praticamente abbiamo 10 summon per 1000, diciamo per 3 volte a 1500 cristalli, quindi una summon scontata che sinceramente non è male, anche perché possiede comunque lo squaletto di Barrett, che è un'arma a mio avviso fondamentale per questa double summon di Shiva e Ramu. Barrett in questa double summon sarà sicuramente un MVP, e quindi ottenere copie dello squaletto potrebbe essere un'idea interessante. Tra l'altro multi dimezzata 1500 cristalli potrebbe essere una buona alternativa per diciamo un po' per tutti, mettiamola così. Andiamo avanti invece con l'evento di Halloween, Pumpkin Fest Attack of the Dark Army General. Molto simile all'evento di Halloween dell'anno scorso, solo che abbiamo appunto un nuovo boss che fondamentalmente è una reskin del vecchio boss dell'anno scorso. Però nella prima parte dell'evento abbiamo l'arma free to play di Tifa, che è possibile ottenere e quindi è possibile anche farmare. Un'arma free to play che ci consente di ottenere appunto Tandara Surge, quindi classica arma che effettua 290% di danno tuono a tutti quanti i nemici, e poi come refined appunto abbiamo comunque boost magic attack, e probabilmente come seconda refined avremo boost lightning, quindi la possibilità di utilizzarle come sub weapon è comunque molto valida, specialmente perché queste sono armi che possono essere portate facilmente ad overboost 10. Quindi avremo comunque modo di poterle sfruttare in un modo o nell'altro, a differenza di tante armi free to play che abbiamo ottenuto in precedenza, che purtroppo non erano buone neanche per quanto riguarda non erano letteralmente buone neanche per quanto riguarda, diciamo, le refined, purtroppo. Dobbiamo assolutamente dire questa cosa. Altra cosa che invece dobbiamo dire è che sappiamo già anche la seconda arma della seconda parte d'evento, che è praticamente questa spada con la forma del candelabro, se ci fate caso, che effettivamente potrebbe essere di chiunque. Potrebbe letteralmente essere di chiunque. Ha una forma per essere di Matt, perché comunque Matt ha queste spade che sembrano un po' degli stocchi, o comunque delle spade a una mano, mentre invece comunque sia Cloud che Zac possiedono degli spadoni
che tendenzialmente vanno usati a due mani, anche se loro la utilizzano molti spadoni a una mano. Però questa è una spada che dalla forma mi sembra essere un'arma a una mano che Matt, un personaggio come Matt, potrebbe utilizzare. Non ho idea se sarà lui effettivamente il personaggio in questione, però lo vedremo più in là. Non so se ci sono magari informazioni del... perché per il momento abbiamo solo Tifa, però non viene detto il secondo personaggio, quindi però vabbè, potrebbe comunque essere un personaggio che utilizza una spada, punto. Il boss Dark Army General, dove appunto abbiamo elemento raccomandato tuono e ovviamente attacchi raccomandati magici. Io mi arrangerò col fisico, sti cazzi, e cercherò di buttarlo giù lo stesso. Sigillo raccomandato circolare, dove appunto dobbiamo fare attenzione, dove il nostro boss effettuerà dei potenti attacchi di fuoco e ghiaccio di tipo magico, e anche le sue difese magiche verranno incrementate in modo efficace. Quindi dovremo avere qualcuno che abbassa la difesa magica e poi resistere al fuoco e al ghiaccio. Per quanto riguarda il farming, ovviamente al solito gli overboost delle armi ci consentiranno di ottenere fino a un 100% di bonus per i materiali ottenuti durante l'evento. In più il costume avremo fisso 20%, quindi un 20% più un 100, 120% per farmare in allegria all'interno di questo evento. L'arma Ultimate non dà bonus percentuale, mi sembra un po' strano, ma bisognerebbe vedere. Detto ciò, andiamo ancora avanti, perché appunto abbiamo anche una campagna che rende protagonisti i personaggi, in generale i personaggi inteso come personaggi di gioco, ma che rende protagonista tutti noi, perché la Double Summon Campaign ci consentirà addirittura di ottenere fino a un totale di 70 ticket completando determinate missioni, ottenere 1500 gemme tramite 8 giorni di login, quindi buono, abbiamo la possibilità già di accumulare risorse. E successivamente dovrebbero essere state annunciate anche le free pool, però credo che le free pool credo che le free pool verranno aggiornate o comunque verranno annunciate successivamente, perché io avevo visto in generale la notizia della campagna delle summon, che adesso ve la faccio vedere perché ce l'ho qua l'immagine. Quindi dovrebbero praticamente mettere, ecco qua, abbiamo la notizia dove praticamente avremo addirittura 70 draws for free, che però in realtà sì, effettivamente non sono le multisummon ma sono i ticket. Quindi qui l'hanno specificato meglio in questa notizia, sì, sono i ticket che per l'appunto ci consentiranno di ottenere 70 pool gratis, che sono 70 ticket, quindi sì, ok, la notizia era giusta. Io effettivamente pensavo a 70 multi free, che sarebbero state effettivamente un po' tante, però va bene, ok, l'importante è che la notizia adesso ha trovato la sua collocazione, mettiamola così. Detto ciò, non abbiamo altro di cui parlare al momento per quanto riguarda le news, per quanto riguarda le info del gioco. Vi aspetto ovviamente a brevissimo con il video analisi del banner, giusto per tirare le somme e discutere un pochettino su questo periodo anniversario e soprattutto su questo banner post anniversario, che ahimè molti sicuramente dovranno skippare. Detto ciò, noi ci aggiorniamo tra poco, vi ringrazio per aver visto il video e ci becchiamo alla prossima. Ciao!